È tutto sbagliato, è tutto da rifare, diceva Gino Bartali, il grande campione di ciclismo. È invece nuova e raggiante la statua che gli è stata dedicata nella piazza di Gavinana, che porta già il suo nome, a due passi da Piazza Elia dalla Costa, dove lui abitava. Giusto fra le nazioni, per aver aiutato la popolazione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie a lui molti sfuggirono ai campi di concentramento. Una sintesi della sua forza sui pedali, coniugata al suo grande cuore, a volte nascosto da un genuino atteggiamento un po' burbero e un po' polemico. Un fiorentino di cui tutti sono orgogliosi e per il quale molti si sono fatti avanti per sostenere questo riconoscimento. Federciclismo, Publiacqua, Unicop, perché in fondo le medaglie, proprio come diceva lui, si appendono sull'anima e non sulla giacca. Tanta soddisfazione, tanta emozione stamattina, un bellissimo gesto per rendere onore alla memoria di mio nonno e anche un bellissimo gesto, un dono per la comunità. Qual è il messaggio più forte che ha lasciato nella sua vita il nonno? Il messaggio più forte è quello di avere coraggio in ogni situazione, quindi nello sport. Lui è stato un grande atleta, è stato anche un grande campione nello sport e anche un grande campione di umanità. Non bisogna arrendersi, bisogna portare avanti grandi valori dentro di noi, l'altruismo, l'uguaglianza, la solidarietà.